una visita a casa di San Francesco di Paola, nel santuario che è il cuore della fede calabrese, della fede mondiale, il patrono della nostra Calabria, accompagnato dal correttore Padre Francesco Trebisonda e da tutta la famiglia francescana, nella giornata in cui avremmo dovuto festeggiare il primo anniversario della presidenza di Iole. Sono voluto arrivare qui a Paola per rientrare in quel ventre di fede in cui Iole è venuta a manifestare tutto il suo amore per i calabresi e per l'umanità con una delle più belle dichiarazioni d'amore che un politico possa fare. Oggi è una giornata speciale e a questa giornata speciale ho voluto proprio riservare la visita speciale. San Francesco di Paola, oltre ad essere il nostro patrono, il nostro protettore, è il punto di riferimento di una fede, che è anche quella mia, che è stata ereditata e poi processata e poi finalmente abbracciata. E grazie alla potenza del messaggio francescano che tante persone come me viaggiano prima in giro per il mondo della fede e poi trovano finalmente pausa e sosta e arrivo e lido sicuro proprio nel cuore di San Francesco di Paola. Oggi è stata una giornata particolarmente emozionante e ringrazio Padre Francesco Trebisonda e tutti i frati e i padri che mi hanno voluto accompagnare in una giornata molto emozionante e mi hanno tenuto compagnia e mi hanno coccolato veramente con le loro attenzioni e con questa ospitalità francescana meravigliosa che porto nel cuore e che verrò sicuramente a ricercare ogni qualvolta dovrò ricaricare le pile. Confidate in San Francesco. E i buoni calabresi non dimentichino mai di venire a salutarlo. Peraltro, presto, molto presto, aprirà un importantissimo museo ricchissimo di grandi opere d'arte e questo lo faremo con l'ausilio anche del Ministero del MIBAC, ma soprattutto per volontà dei nostri padri che hanno messo a disposizione e metteranno a disposizione una pinacoteca incredibile e delle opere incredibili che rafforzeranno, sono convinto, sempre di più la fede e l'amore per la Calabria. Dottor Curato, per l'edizione di quest'anno della Festa dell'Architetto è stato presentato il Museo Virtuale del Consiglio Nazionale degli Architetti. Di cosa si tratta e qual è il suo ruolo? Si tratta di un museo che nasce per un problema, per l'impossibilità di realizzare fisicamente la mostra, o anzi le mostre che erano previste per la Festa dell'Architetto. Dovendo trovare un modo per poter pubblicare e esporre i progetti dei premi e delle mostre, abbiamo pensato in realtà che questa cosa diventava, come dire, una cosa positiva, nel senso che abbiamo realizzato uno spazio espositivo virtuale, appunto un museo, in cui non soltanto esporremo tutti gli elaborati relativi al premio dell'architetto, alle 51 scuole e alla seconda edizione di Abitare il Paese, ma diventerà uno spazio aperto agli ordini territoriali, aperto al mondo dell'architettura per poter poi permanentemente esporre altri progetti, altre mostre all'interno appunto di questo spazio di cui si è dotato il Consiglio Nazionale. Il museo poi è corredato da alcuni servizi che anche questi ovviamente saranno ampliabili e modificabili. Al momento è presente una libreria in cui è possibile effettivamente leggere o scaricare i volumi presenti in libreria, che sono i volumi editi dal Consiglio Nazionale. C'è la possibilità di essere accompagnati da una voce fuori campo all'interno del museo, che permette appunto di raccontare quello che si sta vedendo, e c'è uno spazio
utile proprio per i visitatori, per fare in modo di lasciare le loro opinioni o i suggerimenti per il miglioramento del museo. Questi suggerimenti verranno presi proprio appunto per fare in modo che il museo sia sempre più ricco e possa essere anche completo di più servizi. Importante risultato per la cattura di questo latitante, grande sinergia tra la Procura distrettuale di Catanzaro e i Carabinieri che da 19 dicembre del 2019 sono alla ricerca e alla caccia di questo importante latitante che non solo interessato per Rinascita Scott, ma era ricercato anche per l'altra operazione che si è conclusa pochi mesi fa. Quindi per noi è l'indagine rimpiazza, per noi è un'indagine importante, è importante la cattura non solo perché abbiamo sottratto al territorio un pericolosissimo latitante, perché durante la latitanza questa gente non si riesce a controllare, commettono altri reati per vivere e per mantenersi, ma è importante per dare un messaggio alla gente che può continuare a fidarsi di noi perché noi ci siamo e siamo presenti sul territorio. Dottor Curato, per l'edizione di quest'anno della Festa dell'Architetto è stato presentato il Museo Virtuale del Consiglio Nazionale degli Architetti. Di cosa si tratta e qual è il suo ruolo? Si tratta di un museo che nasce per un problema, per l'impossibilità di realizzare fisicamente la mostra, anzi le mostre che erano previste per la Festa dell'Architetto. Dovendo trovare un modo per poter pubblicare e esporre i progetti dei premi delle mostre, abbiamo pensato in realtà che questa cosa diventava una cosa positiva, nel senso che abbiamo realizzato uno spazio espositivo virtuale, appunto un museo in cui non soltanto esporremo tutti gli elaborati relativi al premio dell'architetto, alle 51 scuole e alla seconda edizione di Abitare il Paese, ma diventerà uno spazio aperto agli ordini territoriali, aperto al mondo dell'architettura per poter poi permanentemente esporre altri progetti, altre mostre all'interno appunto di questo spazio di cui si è dotato il Consiglio Nazionale. Il museo poi è corredato da alcuni servizi che anche questi ovviamente saranno ampliabili e modificabili. Al momento è presente una libreria in cui è possibile effettivamente leggere o scaricare i volumi presenti in libreria, che sono i volumi editi dal Consiglio Nazionale. C'è la possibilità di essere accompagnati da una voce fuori campo all'interno del museo, che permette appunto di raccontare quello che si sta vedendo, e c'è uno spazio utile proprio per i visitatori per fare in modo di lasciare le loro opinioni o i suggerimenti per il miglioramento del museo. Questi suggerimenti verranno presi proprio appunto per fare in modo che il museo sia sempre più ricco e possa essere anche completo di più servizi. L'imbecillità continua, prolifera e non smette mai. Così Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore del Lido, commenta il Fantamorto. È il gioco che fa gareggiare i ragazzini con squadre composte ciascuna da 10 persone famose che potrebbero morire o ammalarsi. La gioia di vedere la propria squadra cedere ai problemi della vita, continua lo psicologo, arriva al punto tale che se per caso la persona si salvasse o le dovessero salvare la vita, i giocatori perderebbero dei punti. Il danno morale, materiale, fisico, il problema è proprio reale, perché sono persone, imprese, non sono nomi di fantasia, sono proprio quei nomi noi normalmente vediamo nei film, nei giornali, devono morire o ammalarsi, cioè è proprio il male a oltranza. Ed è ancora più stupido pensare che non solo che c'è un regolamento, ma addirittura che il regolamento dica che non bisogna aiutare la fortuna, cioè nel senso che non bisogna far ammalare le persone o ammazzarle per poter vincere, cioè questo è l'emblema dell'imbecillità. E non possiamo pensare che vi sia questa linea horror che continui sia a danno di terzi o a danno degli stessi bambini. Non è accettabile, o allora perlomeno smettiamo di dichiararci società civile. Il controllo sui ragazzi che accogliamo è molto forte e nelle nostre comunità l'utilizzo del cellulare è possibile solo dopo i 14 anni.
Questo ci fa dire che probabilmente sono più controllati i ragazzi delle comunità rispetto a quelli che vivono in famiglia. Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori, sottolinea con orgoglio l'attenzione che gli operatori riservano alle attività social e sul web dei loro ragazzi. È concordato con i ragazzi che facciamo controlli in una struttura, visto che è possibile per alcuni dei ragazzi rimanere dopo i 18 anni, e chiaramente se no non si sa dove vanno, e l'accordo fatta con la 18enne è stato proprio quello di noi continuiamo a controllare il tuo cellulare. Lo concordiamo, cioè quindi devi essere d'accordo perché ti dobbiamo aiutare, perché quello che noi vediamo è che tu poi non ne fai un buon uso e rischi di cadere in uno sfruttamento di qualcun altro nei tuoi confronti. I bambini che tendono ad andare oltre i propri limiti in una challenge sono quelli che hanno una bassa autostima. Così Federico Tognoni, responsabile del centro pediatrico per la psicopatologia da web presso il Policlinico Gemelli, prova a dare una spiegazione alla tragica morte della bambina di Palermo di 10 anni dopo un gioco sul social network TikTok. In generale, se chiediamo ai bambini di parlare di challenge, la maggior parte di loro non darà una descrizione pericolosa, puntualizza Tognoni, perché costituisce un problema soprattutto per quanti sono chiamati ad andare oltre le loro possibilità a causa di una bassa autostima sviluppata nella loro crescita affettiva. Lo scenario della dipendenza da sostanze stupefacenti è cambiato già da prima del lockdown. L'età di avvio all'utilizzo si è abbassata e si parla di minori nella prima adolescenza, dai 13 anni in poi. Francesca Picone, psichiatra e direttore del CERT di Montelepre in provincia di Palermo, non nasconde la preoccupazione per il cambiamento profondo che la dipendenza da droghe sta subendo nel tempo, sia per l'età di primo consumo che per la tipologia di sostanze consumate. L'accesso a sostanze cosiddette pesanti, quali sicuramente la cocaina e drammaticamente il crack, purtroppo sempre più spesso la fa da padrone. A questo ci aggiungerei il dato ulteriormente allarmante e drammatico del consumo di nuove sostanze che sono sicuramente le classiche pasticche, ma anche gli oppioidi analgesici. Significa un'iniziazione precocissima con tutto quello che comporta sul sistema neurotrasmettitoriale di questi ragazzi in una fase così precoce. Il trend più frequente è legato al consumo per divertimento. Tutti parlano dei giovani, dei ragazzi, tutti pensano di avere diritto di parola, ma bisogna ricordare che in realtà è una fascia della vita che richiede grande attenzione e capacità di analisi e comprensione delle modalità di sviluppo. Ad aprire uno spazio di riflessione sulla popolazione 0-18 anni è Michele Oldani, psicanalista junghiano e docente della scuola Lista di Milano, che insieme al Lido promuove il Master di Età Evolutiva, Essere Bambini e Adolescenti Oggi, al via da sabato 30 gennaio. Abbiamo il diritto di spendere qualche parola su di loro sempre, ma abbiamo anche il dovere di comprendere quali sono le modalità del loro sviluppo. Per questo il Master, che si rivolgerà non soltanto ad un pubblico specializzato, quindi non soltanto psicologi, psicoterapeuti, eccetera, ma a tutta quella fascia di adulti che i giovani si interessano non solo teoricamente ma anche praticamente, cioè lavorano con essi in modo diretto e indiretto. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.
Niente pubblico al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. A causa del Covid-19, la kermesse canora più famosa d'Italia quest'anno non potrà contare sugli applausi dal vivo della sua platea. È come tutti gli altri teatri e quindi il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile, ha twittato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Damien Hirst in primavera, Guido Reni in autunno. La Galleria Borghese di Roma conferma i suoi appuntamenti per il 2021 e presenta le due mostre principali in attesa di poter riaprire al pubblico. Dal 10 maggio al 10 ottobre arriverà un imponente gruppo di opere della serie di Hirst Treasures from the Wreck of the Unbelievable, che saranno esposte vicino ai capolavori antichi. Da novembre sino a febbraio 2022 sarà la volta della mostra dossier dedicata al dipinto Danza Campestre di Guido Reni, che sarà accostato ad altri artisti bolognesi da Annibale Carracci a Domenichino. Apre il nuovo allestimento dell'Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia del sito, oltre a celebri testimonianze dell'immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d'Oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, sono esposti anche i ritrovamenti dei più recenti scavi condotti dal parco archeologico, dai frammenti di stucco in primo stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa Congiardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana. Cinque interpreti del nostro tempo e cinque grandi maestri dell'arte contemporanea. È Maxi Live, un viaggio in cinque puntate in compagnia di Marco da Milano, Mauro Kovacic, Gianluca Marziani, Daniela Collu, Vasco Brondi, che esplorano le opere di Luciano Fabbro, Claudio Parmigiani, Mario Schifano, Anna Maria Maiolino e Luigi Ghirri. Dal 28 gennaio, ogni giovedì alle 18, in diretta esclusiva sui canali social del Museo delle Arti del XXI secolo, l'evento è realizzato grazie al supporto di Google Arts and Culture. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Una visita a casa di San Francesco di Paola, nel santuario che è il cuore della fede calabrese, della fede mondiale, il patrono della nostra Calabria, accompagnato dal correttore padre Francesco Trebisonda e da tutta la famiglia francescana, nella giornata in cui avremmo dovuto festeggiare il primo anniversario della presidenza di Iole. Sono voluto arrivare qui a Paola per rientrare in quel ventre di fede in cui Iole è venuta a manifestare tutto il suo amore per i calabresi e per l'umanità, con una delle più belle dichiarazioni d'amore che un politico possa fare. Oggi è una giornata speciale e a questa giornata speciale ho voluto proprio riservare la visita speciale. San Francesco di Paola, oltre ad essere il nostro patrono, il nostro protettore, è il punto di riferimento di una fede che è anche quella mia, che è stata ereditata e poi processata e poi finalmente abbracciata. E grazie alla potenza del messaggio francescano che tante persone come me viaggiano prima in giro per il mondo della fede e poi trovano finalmente pausa e sosta e arrivo e lido sicuro proprio nel cuore di San Francesco di Paola. Oggi è stata una giornata particolarmente emozionante.
e ringrazio Padre Francesco Trebisonda e tutti i frati e i padri che mi hanno voluto accompagnare in una giornata molto emozionante e mi hanno tenuto compagnia e mi hanno coccolato veramente con le loro attenzioni e con questa ospitalità francescana meravigliosa che porto nel cuore e che verrò sicuramente a ricercare ogni qualvolta dovrò ricaricare le pile. Confidate in San Francesco e i buoni calabresi non dimentichino mai di venire a salutarlo. Peraltro presto, molto presto, aprirà un importantissimo museo ricchissimo di grandi opere d'arte e questo lo faremo con l'ausilio anche del Ministero del MIBAC, ma soprattutto per volontà dei nostri padri che hanno messo a disposizione e metteranno a disposizione una pinacoteca incredibile e delle opere incredibili che rafforzeranno, sono convinto, sempre di più la fede e l'amore per la Calabria. Dottor Curato, per l'edizione di quest'anno della Festa dell'Architetto è stato presentato il museo virtuale del Consiglio Nazionale degli Architetti. Di cosa si tratta e qual è il suo ruolo? Si tratta di un museo che nasce per un problema, per l'impossibilità di realizzare fisicamente la mostra, le mostre che erano previste per la Festa dell'Architetto. Dovendo trovare un modo per poter pubblicare e esporre i progetti dei premi e delle mostre, abbiamo pensato in realtà che questa cosa diventava una cosa positiva, nel senso che abbiamo realizzato uno spazio espositivo virtuale, appunto un museo in cui non soltanto esporremo tutti gli elaborati relativi al premio dell'architetto, alle 51 scuole e alla seconda edizione di Abitare il Paese, ma diventerà uno spazio aperto agli ordini territoriali, aperto al mondo dell'architettura per poter poi permanentemente esporre altri progetti, altre mostre all'interno appunto di questo spazio di cui si è dotato il Consiglio Nazionale. Il museo poi è corredato da alcuni servizi che anche questi ovviamente saranno ampliabili e modificabili. Al momento è presente una libreria in cui è possibile effettivamente leggere o scaricare i volumi presenti in libreria, che sono i volumi editi dal Consiglio Nazionale. C'è la possibilità di essere accompagnati da una voce fuori campo all'interno del museo, che permette appunto di raccontare quello che si sta vedendo, e c'è uno spazio utile proprio per i visitatori, per fare in modo di lasciare le loro opinioni o i suggerimenti per il miglioramento del museo. Questi suggerimenti verranno presi proprio appunto per fare in modo che il museo sia sempre più ricco e possa essere anche completo di più servizi. Importante risultato per la cattura di questo latitante, grande sinergia tra la Procura distrettuale di Catanzaro e i Carabinieri che da 19 dicembre del 2019 sono alla ricerca e alla caccia di questo importante latitante che non solo interessato per Rinascita Scott, ma era ricercato anche per l'altra operazione che si è conclusa pochi mesi fa. Quindi per noi è l'indagine rimpiazza, per noi è un'indagine importante, è importante la cattura non solo perché abbiamo sottratto al territorio un pericolosissimo latitante, perché durante la latitanza questa gente non si riesce a controllare, commettono altri reati per vivere e per mantenersi, ma è importante per dare un messaggio alla gente che può continuare a fidarsi di noi perché noi ci siamo e siamo presenti sul territorio. Dottor Curato, per l'edizione di quest'anno della Festa dell'Architetto è stato presentato il museo virtuale del Consiglio Nazionale degli Architetti. Di cosa si tratta e qual è il suo ruolo? Si tratta di un museo che nasce per un problema, per l'impossibilità di realizzare fisicamente la mostra, le mostre che erano previste per la Festa dell'Architetto.
dovendo trovare un modo per poter pubblicare e esporre i progetti dei premi, delle mostre, abbiamo pensato in realtà che questa cosa diventava, come dire, una cosa positiva, nel senso che abbiamo realizzato uno spazio espositivo virtuale, appunto un museo in cui non soltanto esporremo tutti gli elaborati relativi al premio dell'architetto, alle 51 scuole e alla seconda edizione di Abitare il Paese, ma diventerà uno spazio aperto agli ordini territoriali, aperto al mondo dell'architettura, per poter poi permanentemente esporre altri progetti, altre mostre all'interno appunto di questo spazio di cui si è dotato il Consiglio Nazionale. Il museo poi è corredato da alcuni servizi, che anche questi ovviamente saranno ampliabili e modificabili. Al momento è presente una libreria in cui è possibile effettivamente leggere o scaricare i volumi presenti in libreria, che sono i volumi editi dal Consiglio Nazionale. C'è la possibilità di essere accompagnati da una voce fuori campo all'interno del museo, che permette appunto di raccontare quello che si sta vedendo, e c'è uno spazio utile proprio per i visitatori, per fare in modo di lasciare le loro opinioni o i suggerimenti per il miglioramento del museo. Questi suggerimenti verranno presi proprio appunto per fare in modo che il museo sia sempre più ricco e possa essere anche completo di più servizi. L'imbecillità continua, prolifera e non smette mai. Così Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore del Lido, commenta il Fantamorto. È il gioco che fa gareggiare i ragazzini con squadre composte ciascuna da 10 persone famose che potrebbero morire o ammalarsi. La gioia di vedere la propria squadra cedere ai problemi della vita, continua lo psicologo, arriva al punto tale che se per caso la persona si salvasse o le dovessero salvare la vita, i giocatori perderebbero dei punti. Il danno morale, materiale, fisico, il problema è proprio reale, perché sono persone, imprese, non sono nomi di fantasia, sono proprio quei nomi noi normalmente vediamo nei film, nei giornali, devono morire o ammalarsi, cioè è proprio il male a oltranza. Ed è ancora più stupido pensare che non solo che c'è un regolamento, ma addirittura che il regolamento dica che non bisogna aiutare la fortuna, cioè nel senso che non bisogna far ammalare le persone o ammazzarle per poter vincere. Cioè questo è l'emblema dell'imbecillità. Non possiamo pensare che vi sia questa linea horror che continui sia a danno di terzi o a danno degli stessi bambini. Non è accettabile, e allora perlomeno smettiamo di dichiararci società civile. Il controllo sui ragazzi che accogliamo è molto forte e nelle nostre comunità l'utilizzo del cellulare è possibile solo dopo i 14 anni. Questo ci fa dire che probabilmente sono più controllati i ragazzi delle comunità rispetto a quelli che vivono in famiglia. Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori, sottolinea con orgoglio l'attenzione che gli operatori riservano alle attività social e sul web dei loro ragazzi. È concordato con i ragazzi che facciamo controlli in una struttura, visto che è possibile per alcuni dei ragazzi rimanere dopo i 18 anni, e chiaramente se no non si sa dove vanno. E l'accordo fatta con la 18enne è stato proprio quello di: noi continuiamo a controllare il tuo cellulare, lo concordiamo, cioè quindi devi essere d'accordo, perché ti dobbiamo aiutare, perché quello che noi vediamo è che tu poi non ne fai un buon uso e rischi di cadere in uno sfruttamento di qualcun altro nei tuoi confronti. I bambini che tendono ad andare oltre i propri limiti in una challenge sono quelli che hanno una bassa autostima. Così Federico Tognoni, responsabile del centro pediatrico per la psicopatologia da web presso il Policlinico Gemelli, prova a dare una spiegazione alla tragica morte della bambina di Palermo di 10 anni dopo un gioco sul social network TikTok. In generale, se chiediamo ai bambini di parlare di challenge, la maggior parte di loro non darà una descrizione pericolosa, puntualizza Tognoni, perché costituisce un problema soprattutto per quanti sono chiamati ad andare oltre le loro possibilità a causa di una bassa autostima sviluppata nella loro crescita affettiva. Lo scenario della dipendenza da sostanze stupefacenti è cambiato già da prima del lockdown. L'età di avvio all'utilizzo si è abbassata e si parla di minori nella prima adolescenza, dai 13 anni in poi.
Francesca Picone, psichiatra e direttore del CERT di Montelepre in provincia di Palermo, non nasconde la preoccupazione per il cambiamento profondo che la dipendenza da droghe sta subendo nel tempo, sia per l'età di primo consumo che per la tipologia di sostanze consumate. L'accesso a sostanze cosiddette pesanti, quali sicuramente la cocaina e drammaticamente il crack, purtroppo sempre più spesso la fa da padrone. A questo ci aggiungerei il dato ulteriormente allarmante e drammatico del consumo di nuove sostanze, che sono sicuramente le classiche pasticche, ma anche gli oppioidi analgesici. Significa un'iniziazione precocissima con tutto quello che comporta sul sistema neurotrasmettitoriale di questi ragazzi in una fase così precoce. Il trend più frequente è legato al consumo per divertimento. Tutti parlano dei giovani, dei ragazzi, tutti pensano di avere diritto di parola, ma bisogna ricordare che in realtà è una fascia della vita che richiede grande attenzione e capacità di analisi e comprensione delle modalità di sviluppo. Ad aprire uno spazio di riflessione sulla popolazione 0-18 anni è Michele Oldani, psicanalista junghiano e docente della scuola Lista di Milano, che insieme al Lido promuove il Master di Età Evolutiva, Essere Bambini e Adolescenti Oggi, al via da sabato 30 gennaio. Abbiamo il diritto di spendere qualche parola su di loro sempre, ma abbiamo anche il dovere di comprendere quali sono le modalità del loro sviluppo. Per questo il Master, che si rivolgerà non soltanto ad un pubblico specializzato, quindi non soltanto a psicologi, psicoterapeuti, eccetera, ma a tutta quella fascia di adulti che i giovani si interessano non solo teoricamente ma anche praticamente, cioè lavorano con essi in modo diretto e indiretto. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Niente pubblico al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. A causa del Covid-19, la kermesse canora più famosa d'Italia quest'anno non potrà contare sugli applausi dal vivo della sua platea. E come tutti gli altri teatri, e quindi il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile, ha twittato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Damien Hirst in primavera, Guido Reni in autunno. La Galleria Borghese di Roma conferma i suoi appuntamenti per il 2021 e presenta le due mostre principali in attesa di poter riaprire al pubblico. Dal 10 maggio al 10 ottobre arriverà un imponente gruppo di opere della serie di Hirst Treasures from the Wreck of the Unbelievable, che saranno esposte vicino ai capolavori antichi. Da novembre sino a febbraio 2022 sarà la volta della mostra dossier dedicata al dipinto Danza Campestre di Guido Reni, che sarà accostato ad altri artisti bolognesi da Annibale Carracci a Domenichino. Apre il nuovo allestimento dell'Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia del sito, oltre a celebri testimonianze dell'immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d'Oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro. Sono esposti anche i ritrovamenti dei più recenti scavi condotti dal parco archeologico, dai frammenti di stucco in primo stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa Congiardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana. Cinque interpreti del nostro tempo e cinque grandi maestri dell'arte contemporanea è Maxi Live, un viaggio in cinque puntate in compagnia di Marco da Milano, Mauro Kovacic, Gianluca Marziani, Daniela Collu, Vasco Brondi, che esplorano le opere di Luciano Fabbro, Claudio Parmigiani, Mario Schifano, Anna Maria Maiolino e Luigi Ghirri. Dal 28 gennaio ogni giovedì alle 18 in diretta esclusiva sui canali social del
del Museo delle Arti del XXI secolo, l'evento è realizzato grazie al supporto di Google Arts and Culture. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.